Per me comporterebbe dovermi spostare in un altro centro e quindi dei disagi che io ho, anche perché io adesso parlo da paziente, ma io sono una dipendente non della fondazione, dell'altra azienda, e ho scelto di rimanere qui a farmi curare qui perché ritengo che le professionalità che ci sono non sono da poco, anzi abbiamo dell'eccellenza, non per questo si chiama centro oncologico d'eccellenza. Per cui per me spostarmi in un altro posto sarebbe veramente una tragedia. Lei che idea si è fatta della situazione che circonda la fondazione? Ma io l'idea che mi sono fatta, anche perché io ci ho lavorato per qualche tempo all'interno della fondazione, perché ero in prestito da parte della mia azienda per gestire il reparto. La Materdomini? La Materdomini, per gestire un reparto che era la chirurgia oncologica. E poi sono rientrata in azienda per altri motivi. Però sicuramente non è un'idea che mi conforta, spero veramente che non succeda mai che nessuno di queste persone vada a casa, perché veramente perderemmo tanto. Io potevo andare dappertutto a farmi curare, potevo andare a Milano, potevo andare a Roma, potevo andare dappertutto, ma ho ritenuto che da calabrese, da catanzarese, io dovessi rimanere qua, al di là che sono una dipendente che ha lavorato qui dentro da tantissimo tempo, ma c'è un senso di appartenenza. Ritengo che anche le persone che vengono da fuori Catanzaro e che hanno trovato qui dentro l'eccellenza, non sarebbe giusto mandarle altrove, perché veramente io penso che ci siano pochi posti che rispondano a queste caratteristiche. Il direttore generale ha chiesto a Scopelliti di mantenere gli impegni presi. Lei che cosa dice al Presidente della Regione come cittadina della Calabria e come ovviamente paziente oncologica? Io alla Presidente ritengo che forse è il momento di fare poca politica e di fare veramente l'interesse del cittadino, ma non solo del cittadino catanzarese solo perché questo posto è a Catanzaro, ma del cittadino di tutta la Calabria e anche, perché no, di fuori Calabria, perché se abbiamo un centro d'eccellenza che ci offre delle prestazioni eccellenti, potrebbe essere l'attrazione anche per altre regioni. Perché dobbiamo essere sempre noi ad andare fuori, a diventare dei numeri all'interno dei grandissimi ospedali, delle grandissime strutture di fama anche internazionale? Questo non è da meno. Per cui io dico al Presidente, bene, forse è il momento di smettere di fare politica, di trovare un accordo, di mettere al primo posto il paziente, l'utente, che è quello che poi dà da vivere a questo posto, purtroppo. Ed è giusto che i pazienti calabresi in particolare rimangano qui e non vadano a cercare altrove, perché non ne abbiamo bisogno, non ne abbiamo bisogno. Oltretutto è risaputo che chi si muove di qua per andare per qualche prestazione sanitaria al nord Italia o anche fuori da qui, si ritrova i nostri medici, i nostri ricercatori che sono andati altrove a trovare lavoro o altro. Per cui è giusto che queste menti eccellenti rientrano nella loro regione e che diano il loro contributo. Quindi forse è il momento di smettere di fare politica in questo momento.